Così definì Malta Omero e secondo il poeta greco Ulisse rimase a Ogigia, l'attuale Goso, per ben 7 anni, prigioniero della bella ninfa Calipso. I Fenici e i Greci, per le loro attività commerciali, attraversarono lo stretto di Malta per oltre 300 anni. Dopo di loro arrivarono i Bizantini e gli Arabi, che dominarono l'intero Mediterraneo, fino alla totale espansione degli Arabi, i quali eliminarono quasi tutti gli abitanti originari e ripopolarono l'arcipelago. Malta si trasformò in un nido di corsari arabi che fecero schiavi chiunque non si convertiva all'islamismo. Nel video precedente abbiamo visto chi erano gli ottomani e ne abbiamo tratto che erano dei guerrieri impietosi che riuscirono a conquistare anche Malta. Nel 1565 i cavalieri, guidati dal gran maestro Fagin de la Valette, difendono eroicamente l'isola dagli ottomani durante il grande assedio di Malta. La vittoria venne celebrata in tutta Europa perché frena le mire espansionistiche degli ottomani sul continente. Era il 7 ottobre del 1571 e tra gli ottomani e i cristiani si scatenò la battaglia di Lepanto, che finì con la vittoria dei cristiani che poterono insediarsi a Malta mandando via i turchi. Durante la campagna d'Egitto, dal 1798, Napoleone Bonaparte occupò Malta per il suo valore strategico. I cavalieri sono costretti ad abbandonare l'isola anche a causa della regola dell'ordine, che impediva loro di alzare le armi contro gli altri cristiani. Il Trattato di Amiens del 1802, che riaffermava i diritti sovrani dell'Oriente sull'isola di Malta, non venne mai applicato. Napoleone volle dare alla Francia un nuovo ruolo in Europa, dopo averla offuscata con delle sconfitte militari. Era ancora attiva la coalizione contro Napoleone, ma all'interno di essa iniziano a nascere delle incomprensioni. Lo zar Paolo I decide di uscire dalla coalizione e abbandonare la guerra, perché i russi non avevano ricevuto dagli inglesi l'isola di Malta, conquistata da questi ultimi dopo la vittoria di Aboukir. L'isola di Malta, punto strategico e importante crocevia nel Mediterraneo, dopo il lungo assedio subito nel XVI secolo da parte dell'Impero Ottomano, ne ha affrontato un altro ben più drammatico durante la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1940 e il 1943, ed è diventato bersaglio di un attacco durissimo della Regia Aeronautica, con rinforzi quasi immediati della Luftwaffe. Il 15 settembre del 1980 Malta ha cessato di essere una fortezza, ma nessuno potrà mai cancellare il passato glorioso di questa città.